Buongiornissimo a tutti e benvenuti sul canale. Allora, oggi parleremo dei preferiti del mese di maggio. Bene, un sacco di scoperte, un sacco di belle cose. Partiamo da una cosa che preme un pochino a tutte, soprattutto in questa stagione, cioè la cellulite e la ritenzione idrica. Beh, io ho fatto una scoperta del secolo, penso. Mai successa una cosa del genere su di me. Io sono un caso un po' particolare, sono piena di ritenzione idrica, gambe gonfie che mi fanno male, non mi funziona nella circolazione venosa, nella circolazione linfatica, top! Bene, io per non farmi mancare nulla ho tutto, però ho trovato il rimedio, cioè sono da contenta di più. Allora, cellulinfa. L'ho quasi terminata, questo prodotto della Herbal Gem, meraviglioso, cioè io ho provato da anni che provo mille passa cose, ho studiato 10.000 prodotti e va bene. Non me l'aspettavo, cioè non mi aspetto mai granché da un prodotto, ma questo mi ha piacevolmente sconvolto e stupita. Allora, cellulinfa praticamente non è una diluizione in acqua di questo prodotto. Intanto il liquido va assunto un cucchiaio al giorno per 21 giorni, cioè proprio la sua durata. Un cucchiaio di minestra la mattina appena svegli per 21 giorni. Io ho preso, ne fa tante questa azienda, per tutte le esigenze, per gambe gonfie, gambe doloranti, il drenaggio della circolazione a livello linfatico. Questa è un po' venosa, appunto, e un pochino linfatica, proprio perché io ho questa problematica. E ho scelto lei, ma io ho le gambe sgonfie e tutti gli accumuli di adiposità. Infatti questa è anche per una cellulite bella importante, addirittura con edemi. Meravigliosa, ragazze, meravigliosa. Mi mancherà qualche giorno per terminarla e ha una diluizione non in acqua ma in linfa di betulla, e poi all'interno ha il castagno, il frassino che va proprio a sciogliere gli accumuli di sale, cioè una bomba. E quindi questa è la mia prima scoperta di questo mese, io felicissima, quindi ve la straconsiglio se avete questo tipo di problema, ovviamente, perché poi ogni problematica ha la sua cura, diciamo, quindi non è che quello che va bene a me va bene a voi, dipende sempre dalla problematica vostra, di quale natura è. Su di me questo ha fatto un effetto meraviglioso, mi sento anche molto più sgonfie. Bello, bello, bello. E vabbè, dato che comunque questo lo devo mettere da qualche parte, vi dico la mia scoperta, la Moog, scoperta meravigliosa. Cioè, io non sapevo l'utilità di questa Moog, perché io sono una tipa che beve molto poco. Lei mi aiuta, perché mi piace proprio bere su questo affari. Quindi cosa faccio? Io appena mi sveglio, appena mattina, me la preparo con un cucchiaio di questo e me la porto, insomma, in bagno dove mi preparo e bevo. Poi in più la riempio varie volte durante la mattinata, me la riempio 3 volte prima di andare al lavoro, quindi entro le 10, e comunque nella mag entrano 400 ml di prodotto, quindi io già ho bevuto quasi 1,5 litri di acqua così facendo, ottimo. Poi un'altra cosa che mi sta facendo bere, a parte la bag è bellissima, colore fantastico, mi piace un sacco, è il Depura Gem, allora, che è della stessa azienda del cellulinfa. Questa azienda lavora con i gemmoderivati, poi ci sono per tutte le esigenze, ovviamente. Questo qui è un concentrato proprio depurativo. Io sono del pensiero e della filosofia che qualsiasi cosa si inizia, quindi un drenaggio di liquidi, una dieta, qualsiasi inizio di qualsiasi cosa va prima effettuata facendo una pulizia, levando le tossine e una depurazione. Quindi io l'ho abbinato a cellulinfa, quindi li ho iniziati insieme. Mi sembra qualche giorno prima, 4-5 giorni prima, ho iniziato lui per fare la disintossicazione e poi ho iniziato cellulinfa. Quindi già ci prepara il corpo, in più noi siamo pieni di tossine, ahi noi. E secondo la medicina cinese, oltretutto, la depurazione va sempre effettuata a ogni cambio di stagione. Quindi importantissima.
Depura Gem va proprio a pulire il corpo dalle tossine, grazie al ginepro e al rosmarino che vanno a pulire anche proprio a livello epatico. Quindi ottimo. Cerchiamo sempre di associare prima la depurazione e poi andiamo a curare, così la cura comunque fa anche più effetto. Dopodiché, scoperte del mese, meraviglioso, della Lepo, la Skinci Radiance. Allora, voi sapete io quanto ami più che altro l'acido salicilico, penso che ormai sia noto a tutti. Allora, è arrivato questo prodotto, ma che io non lo provavo. Vitamina C, intanto vabbè, stimola collagene e illumina da morire l'incarnato. In più acido salicilico che mi va a levigare, a fare una pulizia, perché sapete che è l'unico acido che scioglie il sebo, quindi va a stappare il poro, passatemi il termine, per farvi capire, così rimanete, il visetto rimane un po' più pulito. E quindi ti va proprio a levigare, a compattare, a dare luminosità. A me sta piacendo da paura e lo sto associando alla bava di lumaca di Masha Cosmetics. Quindi questa combo mi sta dando dei risultati meravigliosi per le macchiette. Io non so se voi ci avete fatto caso negli ultimi video anche Instagram, ma la mia pelle sta molto molto meglio, perché poi l'acido salicilico, ricordo, che lavora sulle macchiette e sulle cicatrici da acne. Questa associazione che io sto facendo con la bava di lumaca mi sta dando dei risultati meravigliosi dopo anni, quindi io sono felicissima di questa cosa. Comunque questo prodotto è molto molto valido, poi è bilanciato molto bene, perché sapete che a me non piacciono i prodotti o che asciugano troppo o che idratano troppo, deve essere tutto ben bilanciato, anche perché ho una pelle particolare e che poi mi si secca in determinati punti, quindi con l'acido salicilico bisogna sempre avere un occhio in più. Comunque ha estratto di semi di pompelmo rosa che fa proprio un effetto idratante, quindi è bilanciato da paura. Poi altra scopertona che avete visto anche lì su Instagram, il puro bio fondotinta che sto usando facendo quella tecnica folle di come applicare il fondotinta nella maniera americana, che ne metto due quintali, quasi finito. Comunque, ragazze, puro bio mi ha fatto un sacco contenta. Non mi sono mai piaciuti i suoi fondotinta, a parte quello compatto per l'estate o quando ho tanto caldo. 3-4 mesetti fa se ne è uscito con il sublime che l'ha riformulato. Bello, bello, bello. Ma anche in questo periodo di mascherina, cioè, voi ci credete che io tutti i giorni sto usando lui e non i miei siliconici? Questa è una notizia veramente sconvolgente. Mi piace da pazzi. Allora, a parte che ce l'ho oggi da questa mattina e adesso è l'ora di pranzo, pausa pranzo, e sto facendo il video. Quindi guardate come sta la pelle. Allora, secondo me è adatto a un po' tutti i tipi di pelle, perché contiene degli idratanti, ha anche l'aloe all'interno, ma va anche un pochino ad assorbire perché contiene la silica. Io ci applico la cipria. Allora, nei giorni in cui fa molto molto caldo, metto quella in polvere libera, la Hollywood della neve, che asciuga il mondo. Mentre nei giorni normali metto semplicemente quella della Lepo, la translucent, quella lì trasparente. E io mi sto trovando da Dio. Cioè, ma vedete che non me l'ha neanche tolto sul naso, eppure sono stata tutto il giorno al lavoro. Quindi mi ha proprio bello. Questo mese ho scoperto un sacco di belle cose e sono molto molto soddisfatta. In più la texture è molto morbida, si stende bene, non entra nelle pieghette. Voi sapete che io non metto mai il fondotinta sul contorno occhi, perché il contorno occhi è sempre più secco di tutto il resto della pelle. Lui ce lo metto e non mi entra nelle pieghette, quindi è molto elastica come texture. Bellissimo, ragazzi, lo sto consigliando anche a chi è abituata ai prodotti siliconici, perché veramente, cioè, sembra un prodotto siliconico, ma ha proprio performante, quindi meraviglioso. Poi, scoperta questa matitina della neve, la tartaruga, che mi fa impazzire. Ci ho fatto anche un trucco che avete visto, verde, è questo verdone. Ma è meraviglioso, dura tutto il giorno. Io lo metto proprio come se fosse un ombretto proprio al centro della palpebra. Molto molto bello, dura tutto il giorno, non si sposta. Fantastica, vabbè, la neve ci dà sempre soddisfazione con le sue matite e lo sappiamo. Poi invece della Skin Therapy,
che sapete, loro fanno queste maschere che a me fanno impazzire, che avevamo provato anche quella del collo e del décolleté il mese scorso, l'avevamo scoperte. Invece questo mese ho scoperto i patch occhi. Io vado pazza solitamente per quelli della Giada Cosmetics, ma dato che abbiamo preso anche questi, l'ho provati subito. Io, vabbè, li fanno per tutte le esigenze. Io ho preso questi che sono molto, molto idratanti. Allora, contiene le alghe di Focus, quindi anche un super anti-age, antiossidante. Effetto lifting proprio fanno. In più, contiene gli amminoacidi, quindi super, super idratanti. Mi sono piaciuti da paura. Poi sapete che loro a me piacciono proprio. Per il tessuto con il quale fanno queste maschere in tessuto che viene dal banano, quindi tutto naturale, 100% riciclato, quindi meravigliosi che proprio rimangono attaccati, non si spostano, quindi proprio voi potete fare faccende di casa, stirare, fare i pavimenti, fare quello che faccio io è questo. Voi potete anche rilassare, giustamente, se potete rilassarvi. Comunque, ecco, loro mi piacciono un sacco. E ho provato anche quindi i patch occhi, consigliatissimi anche loro. Quindi nulla, penso che proprio tutte le loro maschere sono belle, perché ho provato quelle per il viso, contorno occhi, collo, décolleté, sono meravigliose. Siero ce n'è a non so a chili, tant'è che poi lo ripiegate, io lo metto dentro e lo conservo in frigo in modo tale da farci altre applicazioni, perché è un peccato, è pieno, pieno, sono proprio imbibiti. Quindi sarebbe un peccato poi buttare il siero. Quindi io ci rifaccio una seconda applicazione. Allora, le scoperte di questo mese sono terminate. E nulla, se voi avete anche qualcosina da consigliarmi, da provare, che magari testerò in questo mese, così poi nel video del mese prossimo ve ne parlerò, fatemi sapere, che sapete che mi fa sempre molto piacere. E nulla, grazie di essere stati con me. Vi auguro buon proseguimento.